Buongiorno a Enrico Mantovanelli, consulente finanziario, per parlare anche dei nostri risparmi, perché ci siamo lasciati alle spalle un periodo, Mantovanelli, davvero duro, con le borse che soprattutto all'inizio di questa pandemia hanno scontato pesanti ribassi, con evidentemente il timore da parte dei risparmiatori, degli investitori, e la voglia di avere liquidità. L'ultima settimana ha dato segnali confortanti, soprattutto in alcuni settori. E allora che cosa possiamo dire a chi magari in questo momento si trova ad avere un piccolo capitale, qualche soldo, ed è ancora titubante? Sì, buongiorno a tutti. Come avete giustamente sottolineato, siamo passati da un periodo dove abbiamo vissuto veramente delle giornate difficilissime sui mercati, a un periodo dove, ne parlava il Sole 24 Ore, eccolo qui, i mercati hanno recuperato dal lockdown. Quindi il consiglio che mi sento di dare dopo un periodo davvero complicato è quello di avere sempre ben chiari alcuni aspetti, che sono innanzitutto la cultura finanziaria, che oggi in Italia manca e sulla quale bisogna essere assolutamente informati. Faccio un esempio: quando acquistiamo un'auto ci informiamo, chiediamo aiuto agli amici, ci documentiamo, leggiamo sulle riviste specializzate di quell'auto e poi prendiamo la decisione. In termini finanziari questo non viene fatto, ci fidiamo ciecamente di quello che ci viene detto, firmiamo senza sapere cosa abbiamo fatto. Quindi serve consapevolezza, perché oggi il risparmio deve essere inteso come un obiettivo che serve per raggiungere i propri sogni, i propri obiettivi, non un mero parcheggio di denaro senza una finalizzazione. Quindi serve una pianificazione finanziaria che ci serve appunto per capire quali sono i nostri obiettivi, cosa ci servono quei soldi, e in base a quella si va a costruire un portafoglio. Oggi siamo in un momento molto delicato, perché è vero che i mercati hanno recuperato molto, ma c'è ancora molta incertezza sull'economia, molta incertezza su come sarà la salute delle nostre aziende, e non dobbiamo fermarci a guardare solo l'Italia, dobbiamo ragionare a livello globale. Purtroppo uno degli errori che commettono i risparmiatori è quello di focalizzarci sull'economia domestica, l'economia del paese, ma oggi i mercati sono globalizzati e quindi, proprio a fronte di questa incertezza, insisto con quello che dicevo ancora a fine febbraio, in pieno lockdown, che è fondamentale utilizzare un sistema di piano di accumulo, un sistema metodico che mi permetta tutti i mesi di accantonare delle somme e di entrare sul mercato a prezzi variabili, quindi non entrare in un'unica soluzione ma a prezzi variabili. Io in questo momento sono particolarmente attento al mondo del credito, a differenza del mondo azionario. Il mercato azionario è salito tanto anche perché le banche centrali hanno fatto un'iniezione di liquidità straordinaria. Questa liquidità prima o poi dovrà ritornare nelle casse delle banche centrali. Oggi il mondo del credito, che vuol dire mercato obbligazionario, ma di qualità, si chiamano obbligazioni investment grade, cioè obbligazioni di società solide, ha dei prezzi davvero interessanti, e l'obbligazione è un contratto dove oggi acquisto delle obbligazioni ad un prezzo che a scadenza mi verranno rimborsate. Ecco, sotto questo aspetto, no, lei ha fatto un esempio che è molto calzante, cioè per comprare un'auto andiamo a passare con i raggi X, il concessionario, la marca, il modello. C'è poi l'aspetto dell'investimento. Lei già in altre situazioni aveva paragonato l'inizio di questa pandemia come quello che avvenne nel 2008, quando ci fu la crisi dovuta ai mutui subprime e quindi ci fu il crollo dei mercati finanziari. A proposito di azioni, ci saranno degli investitori, dei risparmiatori che dovranno attendere, perché sono state congelate anche le cedole. Allora ha senso parlare di beni rifugio, che può essere l'oro piuttosto che il mattone, cioè diciamo investimenti tradizionali ma alternativi a quelli squisitamente finanziari? Ma io parlo sempre che è fondamentale oggi avere una grandissima diversificazione del portafoglio. Per portafoglio intendo il patrimonio complessivo del cliente. Quindi nel patrimonio del cliente ci devono essere investimenti immobiliari, quindi finanziari, e investimenti immobiliari. Non bisogna mai avere una concentrazione in un unico settore. Noi italiani purtroppo siamo un paese dove siamo attaccatissimi al mattone.
per oggi è un investimento immobiliare. Il classico bene rifugio, diciamo. Ecco. È un immobilizzo, però se io oggi che ho acquistato una casa 10 anni fa vado a venderla, probabilmente non realizzo i soldi che ho speso 10 anni fa, quindi non è stato un investimento. E ci ha pagato anche delle tasse sopra. Dal punto di vista degli investimenti alternativi, io ancora all'inizio dell'anno, in un'intervista che avevo fatto ad un giornale, parlavo di metalli preziosi. Oggi l'oro, inteso come bene rifugio, ma oggi diventa interessante proprio come tipologia di investimento, nella mia fattispecie è quello che ha praticamente portato estremamente in positivo il rendimento dei clienti che assisto. E l'oro rimane interessante per quale motivo? I tassi di interesse oggi sono negativi. Quindi per alcuni anni dovremo assistere a tassi di mercato fortemente negativi. C'è una richiesta di oro superiore a quella che è la domanda. Ovvio che non può far parte questo del 100% dell'investimento di un cliente, deve essere una piccola parte, un 5%, massimo un 10%, come può essere interessante il discorso delle opere d'arte. Ecco. Bisogna creare un portafoglio che deve essere assolutamente confacente a quelle che sono le esigenze del cliente, i rischi che è disposto a correre il cliente, ma soprattutto e mai come in questo momento i tempi che si hanno a disposizione per effettuare l'investimento. Non si può ragionare oggi su un investimento, lo dice la parola stessa, investimento a 2, 3 o 6 mesi, cosa che purtroppo noi italiani provenienti dall'esperienza dei bot eravamo abituati. Dobbiamo ragionare su un orizzonte un po' più lungo e, come dicevo prima in apertura, sui nostri bisogni. Faccio un esempio, io sto facendo personalmente dei miei accantonamenti per quando andrò in pensione, fra 25-30 anni. Chiaro che è un investimento molto lungo e quindi prediligo in questo caso la componente equity, cioè quella azionaria, piuttosto che faccio degli accantonamenti per quando i miei figli andranno all'università, anche qui investimento di lungo periodo, e quindi lì si prediligono magari le azioni. Sugli investimenti invece più brevi, quindi quella che io chiamo area di riserva, un cassetto che è pronto da tirare in caso di emergenza, allora devo usare una tipologia di investimenti che magari mi danno meno rendimento, ma sono più liquidi e non sono rischiosi. Quindi serve diversificazione, è la parola d'ordine, la diversificazione che ci permette di non correre rischi, perché purtroppo gli investitori che negli anni hanno visto e subito perdite importanti e non hanno recuperato i loro investimenti sono quelli che poi si sono concentrati in un unico tipo di investimento, in un'unica azione, in un'unica obbligazione. E dei casi qui in Veneto possiamo raccontarne da stufarci. Bene, grazie a Enrico Mantovanelli, buona domenica. Grazie a voi, grazie anche a voi, buona domenica, grazie.